Buongiorno ragazzi, stamattina partiamo subito con la colazione alla pasticceria Dondi. Abbiamo bisogno di un po' di energia per far partire al meglio la giornata. Piccolino lo gnocco fritto, appena sfornato e bollente. Guardate che cosa ha preso Giano. Giusto. Straborda. Dammi il mio bambino, per favore. Franci versus gnocco fritto. Bisogna cucciarlo nel cappuccino. Esatto. Buono? Non ci vivrei. Facciamo metà, giusto, del tuo cannolo. Quale cannolo? Respira un attimo. Non c'è tempo da perdere. Dopo la colazione, appuntamento nuovamente all'antica moca, ragazzi. La signora Anna Maria ci ospita per farci vedere come si fanno i tortellini. Facevo 15 kg di gnocco tutte le mattine e 15 kg di gnocco sono veramente tanti. 15 kg? Cominciavo alle 4 del mattino. Il gnocco fritto la sera in famiglia era una cena abbastanza semplice ed economica, certo. Acqua e farina. I miei facevano il formaggio, quindi fortunatamente in casa mia si è sempre mangiato molto bene. La nonna preparava queste colazioni, dei taglieri immensi dove c'era sopra il gnocco fritto, la stria, il parmigiano reggiano sempre, la marmellata, la mia ricetta dei tortellini sono quelli che faceva ancora mia nonna. La pasta emiliana è sempre un chilo di farina, 10 uova, un etto, un uovo. Il ripieno, c'è una ricetta base, ma poi ognuno ha la sua. A Parma viene fatto con un ripieno di stracotto, però a Reggio si comincia a fare meno cotto, tipo arrosto, ed è quello che faccio io. Io sto su Modena e Reggio, insomma. Verso Modena si tende a cuocere pochissima la carne. Arriviamo a Castelfranco, che dicono sia la patria del tortellino. Comincia a essere crudo, andiamo a Bologna, è crudo. Quando vengono soprattutto i bambini, il bambino dice sempre la verità. Quando mi dice sono come quelli della nonna o assomigliano a quelli della nonna, ho già vinto. Come si dice tortellino in modenese? Il tortellino. Se c'è un buon brodo e se c'è dentro degli ingredienti giusti, il tortellino non sbaglia mai. Tutte le volte che vado fuori, se ci sono i tortellini, io me li faccio. Eh sì, perché sempre. Farina, io metto sempre un poco di farina di semola, perché in casa, un po' dappertutto, la pasta si tira con la macchina. Se non hai la fortuna di avere dei rulli di legno, la pasta diventa sempre un po' liscia. Le uova. Qua ci sono 10 uova. Mia nonna faceva 50 uova, le tirava in due sfoglie senza fare un buco, che adesso è difficile, non ci riusciamo più. La pasta fatta così, dico sempre, è viva, perché ti fermi un attimo, vedi che muove lo stesso, si muove da sola. Bellissima. Io vedo molti fare così. Eh no. Si lavora di palmo sempre la pasta. E viene su. Eh sì. È viva e ha bisogno solo di parlare, poi. E deve riposare? Poco. Deve riposare 10 minuti, poi abbattiamo subito. In Emilia si seccava un tempo. Quante porzioni vengono? Un tempo calcolavano un uovo a persona. Lo lasciamo solo 5 minuti e poi la tiriamo. Ecco qua, adesso cominciamo. Martarello extra large. È vero che ogni cuoca c'ha il suo mattarello personale? Chi tira la sfoglia sì, però un tempo rimaneva sempre a casa una che era la sdora con la suocera, che era quella che faceva la sfoglia, faceva il tutto. In Emilia chi ha comandato queste famiglie sono sempre state le donne. Si dice sdora o resdora? A Reggio dicevano sdora, okay. A Modena è la resdora. Resdora. Ah. Invece le cesarine? A Bologna. E le sfogline? A mezza via. È quella prettamente che fa la pasta, okay. Che fa solo quello. Ci siamo innamorati della signora Anna Maria, rimaniamo qua. Noi non la ringrazieremo mai abbastanza per il tempo che ci sta dedicando. Ci sono dei punti dove è leggermente più sottile e a non fare i buchi si è veramente bravi. Eccola qua. Mi verrebbe voglia di mangiarla così.
Adesso vi faccio vedere Alessandra, è veramente brava. State utilizzando la rotella sagomata. Un'altra cosa. Esatto. A Modena è liscia, i dentelli sono reggiani. Perché di fatto dove l'ho mangiata qui a Modena e altre parti erano lisci. Ecco, questi sono... una piccola opera d'arte. È la prima volta in vita mia che vedo fare i tortellini. Davvero? Lo so che a voi sembrerà strano. Esatto. Voi ci siete nati. Ma a Reggio si chiamano cutlette. I cappelletti non sono tortellini. Guai a chiamarli tortellini, certo. Del reggiano. Ero curiosa di sapere, perché aspetta che lo chiedo alla signora, la proporzione tra parmigiano, carne, pan grattato. No, eresia. Cancella. La carne macinata è vitello, salsiccia, filetto di maialino, in padella, un poco di burro, qualche pezzettino di pane, perché i succhi non vadano perduti. Quindi viene arrostita molto bene, si macina tutto. Poi è mortadella. Non deve sentirsi, ma deve dare un suo perché. Prosciutto, parmigiano e poi noce moscata. Io sono reggiana, quindi la noce moscata non può mancare. A Modena ne mettono meno. Non si deve sentire nessuno in prevalenza. Quando lo mandi giù ti deve rimanere in bocca quel buon sapore di tutto. Poi ci si mette le uova. Sì, ma non rubare tutti i tortellini. Ma io mentre la signora è distratta... Posso assaggiare un pezzettino di... Certo. Sono anche... curioso di... Quando mia mamma faceva la pasta fresca, io passavo da lì e sgrattignavo dei pezzi di pasta cruda. La mangerei così, ragazzi. Assaggiamo il tortellino. No, devi assaggiarlo. Perché cioè, sono delle caramelle, non sono dei tortellini. Un piatto di tagliatelle di tortellini lo mangi mattino, mezzogiorno, sera, ah, per sì. Colazione sempre. Certo. Facciamo due tagliatelle. Ecco qua. Che meraviglia. Grazie. Tagliarini. Solo che c'è una diversa percentuale di farina e uova. Questi sono i tagliati. È una pasta che la si usa molto. Ringraziamo tantissimo la signora che ci ha dato disponibilità, è stata paziente, ci ha sopportato tutto questo tempo e soprattutto ci ha insegnato come si fa a fare i tortellini. E ci ha fatto vedere tutte le castronerie che abbiamo detto. Grazie. Bravi, grazie mille. Perché portate anche Modena, come tutta Italia, in giro. Abbiamo conosciuto una signora con una gentilezza e una cultura. Sarà un problema capire cosa tenere fuori da questo video rispetto a quello che abbiamo sentito. Sempre qua siamo, perché la signora ci vuol far assaggiare l'erbazzone e i passatelli. Cosa facciamo? Diciamo di no. Un omaggio ai nostri ingredienti del territorio. Una focaccia con mousse di mortadella, gelatina di pera, spuma di patate con una pralina alla salsiccia, gelatina di pomodoro con mousse di ricotta, prosciutto crudo e un crumble di pane al basilico. E concludiamo con il gnocco fritto. Consigliatissimo chiuderlo lì per mangiarlo solo con le mani. Proseguiamo con l'erbazzone, la nostra rivisitazione. Faccio un bocconcino. C'è ancora qualcosa sulla forchetta. Questi sono i passatelli integrali con crema di cacio e pepe e funghi porcini. Sono belli rustici. Ci penso io. Tortellini in crema e cialda di parmigiano reggiano 24 mesi e un filo di aceto. Di nostra produzione è invecchiato più di 25 anni. Si mangia tutto tranne il piatto. Maialino, cottura a bassa temperatura, caponata di verdure e un filo di aceto. Queste immagini come al solito non necessitano di ulteriori commenti. Per la signora abbiamo un gelato cremoso alla ricotta con una bavarese alla vaniglia sulla destra, frutta sciroppata e un'acqua di cioccolato. Per il signore invece abbiamo un gelato cremoso alla zucca accompagnato da una crema di parmigiano, crumble di cioccolato e lamponi. Crema pasticcera con le fragole in cialda di mandorle, consigliatissima a rompere la cialda e mangiarla in contemporanea con la crema. Qui non solo tutto è buonissimo, ma noi eravamo già sazi tipo 3 piatti fa. Credo che usciremo sui gomiti per l'ennesima volta. Grazie signora Anna Maria. Grazie. Ora partiamo alla volta di... Cesena, ragazzi! E siamo arrivati in quel di Cesena. Vi facciamo vedere la nostra suite, molto molto carina, devo dire, merito di Franci. Sì,
finalmente! Quando bisogna dare merito a Franci, lo diamo. Ah, Cesina, Cesina, quanto mi sei mancata! Cara e vecchia Cesina! Prima volta Cesina, ragazzi, mai stato Cesina in vita mia. Il programma adesso è... Dobbiamo assolutamente fare i programmi per i prossimi giorni. Facciamo due storielle su Instagram, che così i ragazzi si danno da fare. E lavorano per noi. No, lavorano con noi. E poi andiamo ma a fare... Ma non sei credibile, stai per schiacciarti una pennichella. No, dobbiamo andare a farci una corsetta adesso, eh. L'avevamo detto, no, che andavamo a correre. Che palle. Minchia Cesena, non ti ricordavo così in salita. Quel puntino là in fondo è Franci. Siamo giunti in cima dove c'è l'abbazia di Santa Maria del Monte. Siamo due pisce clamorose perché... Tu? Perché io in realtà ho corso dall'inizio alla fine. Franci è un atleta. Io sono una piscia clamorosa perché ogni minuto mi fermo visto che la strada è bella in salita. Ma il tutto è per farvi vedere questa situazione qua, ragazzi. Discesina. E no, qui è troppo ripido per correre, fa male alle ginocchia, eh. Taxi! A essere bravi ci faremo un secondo giro. Che ore sono? 7:15. Andiamo a farci la doccia. Cesena by night. Ma stai inquadrando i lavori in corso. I lavori in corso di Cesena by night. Andiamo a prenderci qualcosa, okay, per rinfrescarci. Ok. Ho preso un simpatico calippo alla fragola, ragazzi. Dai, su. Adesso... Oh! Sì, è successo. Dai, Giano. E che c***o devo dire? Adesso penseranno che sei un... Ti fanno bene. Tentativo numero 2. Vuoi provare tu, visto che dici che poi io non sono in grado? Vuoi provare tu? Così se succede a te, poi ridiamo per te. Anzi, ridiamo con te, non di te. Ragazzi, siamo già a 5 euro di calippo, eh. D'altronde, se sei un co***o. Sono entrato e ho buttato il calippo intero dentro il cestino della gelateria, che la tipa mi ha guardato come per dire questo è fuori di testa. Poi gli ho spiegato cosa è successo e allora a quel punto lei ha pensato non è fuori di testa, è semplicemente un coglione. Ecco, vedi, comunque stava volando anche questo, eh. In tutto questo Gianni non è neanche tanto soddisfatto. Fa c***o. Avrei dovuto sgranocchiare un pezzettino di quello per terra, valeva la regola dei 5 secondi, no? Per capire se valeva la pena prenderne un altro.